Allora, direttore, la notizia buona di oggi è che cominciano finalmente ad arrivare anche una quantità significativa di vaccini e quindi la macchina può correre più veloce. Fino adesso l'abbiamo scaldata questa macchina, nonostante le giuste accortezze che dobbiamo cercare di avere per non inquinare il mondo, no? Adesso sto scherzando chiaramente, però era proprio per rendere l'idea, perché con i pochi vaccini che avevamo a disposizione abbiamo fatto andare a regime molto basso tutta la macchina, quindi i vari interpreti di persone, i medici, i professionisti che potevano vaccinare un po' in tutta la provincia, sicuramente in centro a Verona, ma era importante anche poter far vaccinare il medico di medicina generale di, adesso sto inventando, Bosco Chiesa Nuova piuttosto che di Malcesine. Ecco, i vaccini stanno iniziando ad arrivare, abbiamo praticamente finito gli ultra ottantenni proprio grazie ai medici di medicina generale, siamo a livelli molto importanti in varie categorie di fragilità, sui disabili gravi piuttosto che sulle persone vulnerabili, stiamo affrontando in modo importante gli ultra settantenni, siamo già arrivati a percentuali elevate e ce ne sono veramente tanti, parliamo di 12-15 mila persone che già hanno prenotato. Stiamo iniziando a fare anche gli ultra sessantenni, quindi direi bene, soprattutto con un'alba nuova. Poi c'è la fascia anche delle persone con disabilità, con i caregiver, anche lì state lavorando giustamente per assicurare a queste persone la continuità di assistenza. È una cosa molto importante, mettere in sicurezza soprattutto la persona fragile, quindi il disabile piuttosto che l'estremamente vulnerabile, ma anche dargli la possibilità di poter contare su una solida madre, solido aiuto, quindi il proprio familiare piuttosto che il caregiver. È chiaro che queste persone che ne hanno diritto assolutamente vanno contestualizzate in quello che è il momento, cioè stiamo iniziando adesso ad avere un certo numero di vaccini e le persone da mettere in sicurezza sono gli altri disabili e gli altri soggetti ultra vulnerabili che ancora non abbiamo vaccinato prima.